Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle pillole di Elicia. Quest'oggi abbiamo uno sullo sfondo, il bellissimo lago di Garda, e io e Sandy ci troviamo a Padenghe, esattamente nel giardino del castello di Padenghe, che è casa nostra. Esatto, ci siamo messe qui in vacanza. Sei pronta, Sandy, per farti fare le carte quest'oggi? Perché io con te ho deciso quest'oggi di fare la chiromante e di scoprire qualcosa di te facendoti le carte. Ok. Quindi inizio a mischiarle. Va bene. E sarà un effetto sorpresa in tutti i sensi. Quindi è la prima volta che faccio un'intervista tutta con le carte. E con le cicale con questo panorama. Aspetta che qua è andato giù. Allora, scegli un mazzetto. Mazzetto questo. Mazzetto 1, quindi il 2 lo scartiamo. Adesso faccio scorrere le carte e ne scegliamo 10. Mi dici stop. Stop. 1. Allora, scegli tu, già non mi vedi. 2. Stop. 3. Stop. 4. Stop. 5. Questo mi viene benissimo. Stop. 6. Stop. 7. Stop. 8. E poi voglio le ultime due. Le ultime due del mazzo, 9 e 10. Ok. Eccoci qua. Allora, adesso siamo pronti a conoscere Sandy. Cosa vinco? Allora, non lo so, vediamo se magari fra le carte c'è anche un premio, perché potrebbe esserci anche un premio. Non lo so, è una sorpresa per entrambe. Partiamo quindi dalla prima. Beh, questa è bellissima. Chi è stato o stata il tuo primo grande amore? Qua. Se ne è qua. Totale. Allora, dipende. Partiamo col botto. Parliamo di amore. Amore puoi scegliere tu. Okay. Non è specificato, quindi io direi che puoi scegliere. Allora, posso dire tre grandi amori. Un amore, diciamo, della vita, sì. Che è il papà. Che il papà è sempre il primo grande amore, che perché gli assomiglio, sono figlia d'arte e quindi non può che essere il mio riferimento, il mio grande amore. Poi abbiamo un secondo grande amore che è artistico. Sì. Quindi abbiamo Recone, perché non si può non citarlo. Vabbè, e che amore. Sì, che è un amore che mi sta facendo ancora tanto soffrire, perché era quando non c'è più la ferita aperta. E poi vabbè, l'amore invece quello reale, quello delle fiamme, che è mio marito, che è ancora lì, mi sopporta dopo 12 anni. Tre uomini importanti. Effettivamente tre uomini, sì. Tre uomini importanti, sì. E soprattutto di tuo papà hai detto figlia d'arte, quindi vediamo se tra le carte esce anche una domanda per andare ad approfondire quest'ambito. Se non dovesse uscire, non preoccupatevi che io poi glielo chiedo. Ok. Andiamo alla seconda, sei pronta? Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. A scuola, hai mai copiato? Allora, mia mamma era un'insegnante alle medie, quindi mamma non ascoltare. No, ma lo sapeva. Sì, ho copiato tutta la vita. Però c'era un motivo. Allora, innanzitutto sono Aime di cognome, quindi ero sempre la prima dell'alfabeto. Sempre. Ho avuto un Agnelli un anno, ma l'ha bocciato. E quindi sempre il primato l'ho avuto io. E poi ero una grande secchiona, ma con una intelligenza un po' strana, di quelle superficiali, che dura un poco, quindi studiavo tanto a memoria. E allora, per riuscire, insomma, a soddisfare anche bigliettini, ma fissi, nel senso, certo, ma anche, non so, verifica sorpresa, io avevo il bigliettino e dirò questa cosa ai miei professori. Il bigliettino era nel fazzoletto, perché io ho sempre sofferto allergia, facevo finta a soffiare il naso e all'interno avevo il bigliettino. Quindi facevi così, soffiavi, spiavi e poi... Così, starnuto e spiavo. Chissà come saranno stati belli puliti quei bigliettini. No, però ho sempre studiato tanto, quindi era più d'emergenza. Ma perché avendo la mamma insegnante avevo una sicurezza un in più. Sì. Però anche questa cosa... Ho copiato. Anche alla patente. Allora, io ho ammesso in un'intervista di aver copiato anche alla maturità. Non faccio nomi di chi mi ha passato cosa, però ho dovuto. Io ho la patente sul motore. Anche la patente. Sì. Vediamo un po'. Sotto la pioggia si aspetta sempre il sole. Chi o cosa è il tuo sole?
qual è il sole che aspetti quando piove? Allora, premetto che a me piace anche stare sotto la pioggia. E quindi anche quello non è può così anche non arrivare triste. Il sole. Poi, vabbè, io amo il sole, l'estate, il caldo, quindi ok la pioggia, però se potessi scegliere. E che è il mio sole, cioè, ritorniamo ai primi amori. Quindi tutte e tre questi sì, uomini. Sì, poi ci possiamo mettere un sole materno, quindi anche la mamma e anche i figli, perché sono dei anche piccoli loro soli. Sono sempre sole. Però non ho proprio solo un punto di riferimento. Sono a seconda sì, del momento probabilmente cambia sì. Quindi vari soli, esatto. È bello anche così. Oggi poi ne abbiamo uno particolarmente caldo di sole. Oggi abbiamo 35 gradi, esatto. Allora, cosa butti dalla finestra? Hai un sacco ideale per gettare cattivi abitudini e rami secchi. Cosa ci lanciamo dalla finestra? Allora, dalla finestra butto tutte le amiche del passato, ma tutte, no, mi piacciono, alcune le salvo. Da fino a che anno? Da che anno indietro? No, le amiche quasi tutte le butto, sì, perché ho scoperto... Tutto nuovo? Allora, quelle che ho tenuto lo sanno di essere ancora presente nella mia vita. Okay, quindi per fortuna io sono qua. Che non ti butto giù dalla rupe qua. No, ho scoperto da grande, essendo una persona molto sensibile, che da tanto agli altri, che ho dato troppo, che mi aspettavo troppo e quindi ho sofferto e soffro ancora tanto per questo. E alla Sandy adulta non farei commettere lo stesso errore. E anche ai figli sto cercando di far capire che è giusto dare, ma no, non aspettarsi troppo, perché poi la delusione grande sì, insomma, è dietro l'angolo sì, e sì, poi sì, resta. Assolutamente. E quindi le buttiamo giù tutte. No, ma poi sono energie che magari ti sarebbero potute servire per altro e invece lo date. Quello è vero, perché poi ti ciucciano tutte le energie e rimani a vuoto. E poi soprattutto, scusate, ma è questo vento. No, qua mi viene già il piantino. No, e poi non mi ricordo più cosa dovevo dire, basta. Dovevi dire delle amicizie, delle energie sì, che ti vengono risucchiate. Ah no, che io poi continuo a soffrirci anche a distanza di anni, loro magari non se ne rendono neanche conto, dico semplicemente, non so, o ha cambiato paese, o ha cambiato compagnia, o giro, e invece io ci sto ancora soffrendo. In realtà se le butti vorrei riuscire a buttare, non sono una persona capace di tagliare, quindi non so tagliare col passato, con le persone, vorrei essere in grado di farlo. Però puoi cambiare, puoi dedicare meno energie, diciamo, alle persone che incontrerai nel futuro. Vorrei riuscire. Cosa, no? Semplice, perché anche io sono come si fa, te, ecco. Però scopriremo se qualcuno vuole darci qualche consiglio o vuole buttarsi automaticamente. Bene, abbiamo ancora qualche domandina qui, eh? La tua stagione preferita? Estate, anche, nonostante il caldo. Mi spiace, sì, anche per problemi climatici, ma io col caldo sto nonostante bene. I quasi 40 gradi, sì. Sì, sarò l'unica sopravvissuta. Sì, purtroppo io più fa caldo, meglio sto. Va bene, quindi oggi siamo perfette. Estate, perfetto. La tua serie TV preferita? Se ne hai una. Serie TV. Ce ne sono tante, adesso magari ne con i vari lockdown. Ne guardo tante, però no, sono più da film strappalacrime. Ah, proprio, quindi filmoni. Filmoni, anche perché uso tanto i film in sottofondo quando dipingo. E anche per quello che Morricone è stato molto presente, perché tendenzialmente ascoltando e non guardando era più importante la colonna sonora. Però sono una piagnona, quindi proprio ore e ore piangendo con tutta la famiglia che mi prende in giro, però le serie TV sì, sono per quando stiro di notte. Ah, cose soft. Sì, e poi mi piacciono quelle sullo sport, sono stata una sportiva, sì, quelle c'è di mezzo, non le so. Le storie magari della vita di qualche personaggio. Sì, le biografi, quelle lì mi piacciono morire, però riconosce proprio, non so, anche l'arte marziale, il pugilato, l'atletica, le mi appassiono. Ma anche sport che non ho praticato, tipo adesso ho visto una serie TV su una ragazza che fa apnea, sui ghiacci. Oddio. E io ero ammirata dalla sua forza e volontà, non lo farei mai nella vita. No, avrei l'angoscia, sì. No, ma più che altro il freddo, però l'ho guardata con passione.
Comunque devo chiedertelo. Sì. Morricone tu lo conoscevi, quindi dobbiamo svelarlo. Hai fatto il piantino di nuovo. Ecco. Ho gli occhiali. Adesso ci devi dire come l'hai conosciuto e che persona era effettivamente, per chi dal vivo non ha avuto l'onore di conoscerlo. Sì. Allora, vabbè, l'ho conosciuto, la storia vera e parte da quando non ero ancora su questa terra, diciamo, perché mio padre suonava l'armonica bocca e suonava sempre, c'era una volta il West quando io ero in pancia. Sarà vero, non sarà vero, fatto sta che quando ero piccolina io mi ricordavo queste note. Infatti poi anche i bimbi ho sempre fatto ascoltare in pancia le musiche, perché secondo me qualcosa che... Sì, ma dicono che poi sì, rimanga... O anche che ti aiuti a sviluppare sì, un pochettino. E quindi da piccolina sentivo questa musica come se fosse proprio parte di me e mi faceva star bene. Ho iniziato a disegnare già le elementari, le medie, sempre con queste colonne sonore, anche perché c'era il 45 giri in casa, poi il papà con l'armonica, capo scout, quindi la sera dal fuoco, sì, cioè, quindi tutti i ricordi, super, emozioni. Cose super poetiche, fra l'altro. Esatto. Terza media faccio un disegno e volevo tutti questi mandaglielo perché era molto legato alle sue musiche. Allora ho cercato il classico giornaletto in cui si chiedeva l'indirizzo del VIP, perché ai tempi non c'erano i social. Ho scritto al TV7. Vorrei e ti hanno risposto. Mi ha risposto la gente, mi ha detto non posso dare l'indirizzo di casa, però il maestro vorrebbe conoscerti perché è uno molto aperto a conoscere i giovani. E quindi gli ha fatto piacere. Che bello. E mi ha dato appuntamento alle Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano e io adesso vivo lì vicino, quindi per voi la sede che era il destino. Era il destino. Sono andata lì, abbiamo iniziato a chiacchierare, ci siamo guardati negli occhi, a un certo punto avevo il biglietto del tram, mi ha scritto dell'indirizzo dietro il bigliettino, dice casa sua e mi ha detto vieni quando vuoi. E da lì mi viene la pelle d'oca a sentire. E da lì in poi non lo so, è stata come proprio naturale, come se fossi stata di famiglia. E quindi ho iniziato ad andare spesso a casa loro. Sentimi... Hai conosciuto anche la moglie? La moglie l'ho sentita anche stamattina proprio. Quindi sì, ci siamo rimasti molto uniti. Secondo me lui ha capito che era una delle poche che non aveva interessi economici o comunque oltre. Sì, non volevo mostrarmi tramite lui e quindi questa cosa ci ha lasciato molto uniti, anche perché negli anni l'ha proprio constatata, anche quando mi diceva vorrei far questo, no, maestro io la stimo troppo e quindi deve rimanere un rapporto di stima. Poi tante cose le ha fatte, ma me le ha chieste. Tipo, non so, ho fatto una mostra a Roma all'Auditorium della Musica e mi ha chiesto di farmi da padrino. Oppure durante il concerto Arena di Verona, dedicato alle vittime dell'11 settembre, la moglie assieme alla gente dei tempi mi ha chiesto di fare dei quadri ispirati alle musiche che avrebbe diretto e ho esposto nel foglio dell'arena. Io veramente da brividi questa quindi, cosa. No, è stato un legame. Allora, poi come persona, vedendolo da fuori sembra una persona molto rigida, sembrava purtroppo, come ti devo parlare al presente perché ce l'ho anche ma rimarrà sempre sì, con sì, te. Sì, rimarrà sempre, sì. E invece allora era una rigidità dovuta innanzitutto a tanta frustrazione, perché comunque lui si è sempre sentito un po' escluso dai grandi direttori d'orchestra, perché aveva scelto di andare verso il commerciale, chiamiamolo, facendo colonne sonore. È stato capito dopo che comunque era un genio e che sarebbe arrivato a tutti, avrebbe trasmesso la musica, diciamo, delle composizioni un po' più classiche anche ai pochi grazie alle colonne sonore. E quindi la sua sofferenza veniva vista un po' come serietà, era sofferenza, era lavoro. Lui mi aveva sempre detto l'ispirazione ma è una piccola percentuale, tu devi alzarti il mattino e devi dipingere. Lui si alzava tutte le mattine alle 4, faceva ginnastica e tutti i giorni della sua vita ha composto fino a quando poi non è stato bisogna bene. Avere quindi costanza e portare avanti tutto. Poi il genio, l'ispirazione c'è e l'ha fatto diventare chi era, però è stato tanto tanto sacrificio e se n'è andato capito quando è arrivato anche l'Oscar, probabilmente ha detto ok ce l'ho fatta nel mio compito, ma ha sofferto, si è sentito sì, pieno nella sua sì, ok quello che potevo fare trasmettere l'ho fatto. Però secondo me è un bell'insegnamento in generale a tante persone anche che adesso pensano di arrivare sì, subito all'obiettivo, bisogna farsi comunque il mazzo e anche i più grandi assolutamente se non ti impegni, se non lo fai senza scorciatoie, senza aiuti. E poi la cosa che mi è sempre piaciuta del maestro è che per esempio è sempre stata una molto
maschiaccio, un po' stravagante, così pur essendo la persona più, diciamo, nel meno anticonformista, perché alla fine lo sembro esteticamente, ma non lo sono. E lui questa cosa l'ha capita, quindi non è che cioè, mi porto una pazza in casa agitata con i tatuaggi. In realtà no. Lui aveva già capito che comunque il mio essere un po' estroversa, un po' pazzerella era più anche una forma di protezione, ma che non sarei mai stata la disadattata portata in casa che non so, con giri strani. E quindi era molto aperto ai giovani, oppure non so, un ricordo stupendo era stato un concerto a Monza, a Villa Reale, e a un certo punto lo vedevo che girava, c'è un buco da fare in giardino, proprio nel parco, e stava cercando dei sassi, perché nelle percussioni mancava un suono, che secondo lui era importantissimo. E quindi ha aggiunto un sasso? Ha aggiunto al momento dei rumori dei sassi. No, vabbè. E io lì l'ho guardato e ho detto ok, altro che i trapper, queste, no, cioè il genio è quello. Esatto, e penso che sia una cosa che ti porterai proprio per tutta la vita con te, nonostante lui non ci sia più, però tu ce l'avrai per sempre. Sì. Bene, adesso è difficile andare avanti con le carte, però lo dobbiamo fare. Con gli occhiali si può fare tutto, se li tolgo il problema. Allora, in quale città del mondo vorresti vivere? Allora. O magari ci vivi già nella tua città dei sogni. Ma dirò una cosa un po' strana. Negli ultimi anni non vorrei vivere sul pianeta Terra. Non mi sento più tanto nel posto giusto, nel senso che mi sto avvicinando tanto al lago, alla natura, perché alla fine le mie origini sono quelle, e perché poi io sono una che ha bisogno di arrampicarsi sugli alberi, cioè non mi interessa niente l'aperitivo del locale fighetto. Quindi a Milano ero andata per una scelta sia di studi che lavorativa, poi ho trovato l'amore e sono rimasta. Però le tue origini sono di Salò, sul lago di Garda. Sì. Comunque ho bisogno della natura e vorrei vivere in un posto, infatti vorrei piano piano tornare a vivere qui, o comunque se dovessi mai scegliere un'altra città vorrei la natura, l'acqua, vorrei vicino a quegli elementi naturali. Però per come sta andando il mondo non mi sento più tanto a mio agio, proprio per come si comporta la gente, per come lo stiamo trattando questo povero pianeta, e quindi non lo so, cioè vorrei proprio, il mio sogno sarebbe ripartire da zero, ma addirittura col baratto e anche con le persone nuove, perché tante volte si fa fatica anche proprio a far capire, ma anche con le, diciamo, la parte negativa iniziale, cioè per dire anche l'uomo che va a caccia. Però lo vedo più naturale di invece di tutte le dinamiche che ci sono adesso, che secondo me sono di una cattiveria pensata. Preferisco la cattiveria che è insita nell'uomo, nell'animale, piuttosto di quella. Che quella costruita. Sì, non mi ci trovo. E quindi un bel ritorno alle origini di Sandy. Sì. Pian piano magari. In una palafitta. È bello però, eh? Allora, in cosa ti prendi cura di te stessa? Che cosa fai per te stessa? Allora, per me stessa faccio poco, nel senso che è una cosa che mi ripeto ogni volta, che dovrei trovare più tempo per me stessa. Faccio tante cose che mi fanno star bene, ma perché ne ho bisogno. Quindi io sono stata super sportiva, ho sempre fatto agonismo, ma per bisogno di sfogare questa mia agitazione. Quindi lo sport lo faccio, ma perché è vitale. Sento il bisogno, non riesco a star seduta troppo tempo. Poi ho l'ernia, tutti questi acciacchi. Poi quello serve anche per altro. Però di tempo proprio che mi dedico, soprattutto quando sono mamma, è veramente poco. E tutte le volte dico che adesso dovrei fermarmi, andare a una mostra in più, farmi un viaggio da sola, e poi arriva il mio essere madre, coscienziosa. Che dispiace poi lasciare i figli e su quello. Sì. Infatti tutti mi dicono di staccare di più, poi io sono una staccanovista, cioè sono una che lavorerebbe giorno e notte, e la mia agitazione mi aiuta a lavorare senza caffeina, senza niente, perché ogni volta quanto dormi? Se devo realizzare qualcosa potrei anche non dormire 2 o 3 giorni. Sì, poi un po' lì e crollo. Sì, ad andare riesco avanti con l'adrenalina e non e riesco. Poi dormi una settimana o ti basta qualche ora per recuperare? Micropennica. Io ecco, su questa cosa ti invidio molto. No, io di questa cosa l'ho un po' sofferta, nel senso che fino a quando ero piccolina hanno sempre dato la mia agitazione, la mia esuberanza legata a qualcosa di artificiale, e l'ho sempre sofferta perché invece diciamocelo chiaramente, non ho mai fatto uso di droghe, neanche mai fatto una canna, no, perché ho tanti amici che
che ti dicono sei drogata perché stai a oltranza. E io ho sofferto tantissimo perché, cioè, e gli dicevo, ma scusate, io non posso essere agitata e super energica anche senza far uso di nulla. Esatto. E infatti anche quando dicono, ah, ma il cantante o il pittore fa crea comunque dei brani o delle opere, perché no, non è vero. Cioè. Sì, in tanti casi viene detto, sì, effettivamente, che l'artista crea nel momento in cui... Poi magari il non sonno per 3 giorni ti può dare qualche effetto, quello magari sì, però è proprio la voglia di vedere. L'adrenalina, sì, del momento. E poi ho paura di perdere quello che ho in mente, di perderlo, quindi se passa lo devi creare, devo creare finché è finito. Infatti sono molto veloce anche quando produco, ho una produzione velocissima e poi bisogna di recupero per la testa più che altro, però dedico poco tempo a me stessa, sto cercando di farlo qui sul lago, ho detto devo rallentare, ma come vedi parlo a macchinetta, quindi non ce l'ho ancora fatta nell'intento. Però è il tuo bello. Il marito non è molto d'accordo con... Però ti ha scelta e sì, quindi ti ha scelta anche ogni per quello. Mi segne, sta stop. Interruttore. Sì. Pronta per le ultime due? Ok. Le ultime due anche del mazzo. Vabbè, la tua canzone del cuore, vediamo dove, chissà dove andremo a parare. Allora, se parliamo di colonna sonora, c'era una volta al West, se invece canzone, stai telefonando e fai, ce l'ho fai qua. Vedere. Sì, sì, abbiamo qui la mia unione tra la musica, la Venina. Io allora sono giovane fuori, vecchia dentro, nel senso che, come ti dicevo prima, il taglio corto, però alla fine sono vecchia dentro. Cioè, me lo dicono sempre che io amo le canzoni veramente deconcate. Sì, però sono delle canzoni con la C maiuscola, con dei musicisti che le hanno create. Sì. Diciamo che tante volte adesso sì, abbiamo la musichetta che diventa tormentone estivo, però tra 3 anni nessuno chi si ricorda più chi è il cantante. Sì. Invece queste sono cose che restano nel tempo. Sì, assolutamente. E quindi hai delle belle ragioni. Poi mi piacciono anche le canzoni che poi l'ascoltano e mi emozionano. Lo so, adesso che sono mamma, quando sento Avrai, quando avevo 16 anni, dicevo, non la capivi. Adesso che ho un figlio, cioè quando l'ascolto io appena sento le prime 3 note piango. Sì, poi quelle sono veramente poesie, cioè hanno tutti dei significati. Ma se ci pensi anche una volta, anche solo negli anni 90, dedicare una canzone d'amore era bella. Adesso, cioè, se proponiamo una canzone del 2022 come canzone d'amore, non è amore, diciamo, si fa un po' più fatica. Sì. Quindi sicuramente. Poi vabbè, devo dire che non sono molto afferrata sulla musica, se mi piace ascoltarla, però quando parlo con mio marito, che invece uno che apprezza di più, che va a cercare le 45 giri una volta, mi guarda come per dire, ma ignorantona, però vabbè. Ma va bene così. L'ultimissima. Allora, tu bambina, Sandy bambina, come Sandy ti vedevi bambina da grande? Allora, tu da piccola che Sandy vedevi, la vedevi la Sandy adulta? Sandy, io bambina, vabbè, mentalmente sono ancora bambina. Cioè io tutti, abbiamo un po' la sindrome di Peter Pan. Sono intrappolata nelle elementari e vorrei tornare alle elementari disperatamente. E quindi quando ero bambina pensavo ad essere bambina, cioè nel senso non mi immaginavo una Sandy grande, perché avrei voluto rimanere piccola tutta la vita. Adesso che sono grande vorrei appunto tornare a quando ero bambina e mi godevo il fatto di essere bambina, nel senso che sono adulta non mi sto godendo il fatto di essere, cioè vedo pochi vantaggi, mentre quando ero bambina ne vedevo tanti, perché per me l'allegria, il divertimento, poi io sono una finta estroversa, quindi mi imbarazzo tanto quando devo parlare, allora ho la risatina isterica, dico la cavolata quando non so cosa dire, quindi ero bambina, sono rimasta bambina. Pensa che tante volte invece da bambini si tende a voler essere grandi a tutti i costi, no, invece è bello poter essere io ho giocato a guardie ladre, quelle cose lì, fino alla terza media. Cioè, mancano anche di più, anche alle superiori giocavo ancora a nascondino sugli alberi, quindi quando c'erano tutti quelli che si vedevano al campetto la prima sigaretta, esatto, gli amori, no, io ero ancora su un albero a cercare quello da cui dare il celai, finché non sei arrivata poi a Milano.
finché non so, però anche lì le mie amiche volevano che andassi in discoteca, io ok, però mi porto in bicicletta. Quindi andavo a prendere le amiche con il cuscino, la bici, e le portavo e le caricavi proprio sulla bici. E quando andavamo in discoteca, io andavo lì, ballavo il momento in cui mi piaceva la musica, poi appena mi rompevo, non stavo lì per il piacere di stare in discoteca. Sì. Mi prendevo la bici e tornavo a casa. Basta, cioè. Facevi servizio taxi. Sì. Con la bici. Comunque, mi vedevo, mi sono sempre vista disegnatrice, quello sì, cioè comunque qualunque cosa in ambito artistico, perché col papà scultore, il nonno scalpellino marmista, il bisnonno pure, per me era, cioè, era già era deciso, la strada. Sì, non vedevo alternative e mi vedevo nella casa che sto sistemando adesso, che è quella dove sono nata, qui a Salò. Quindi diciamo che bene o male sto tornando su quella via. Stai ritornando sulla via di quando eri bambina. Sì, tranne le rughe, che quelle invece. Vabbè, quelle sono i nostri segni, quelle che ci dobbiamo portare, ma sono segni d'esperienza. Esatto, sì. Visto che tra le domande comunque la tua arte l'abbiamo accennata, ma non ne abbiamo parlato proprio bene, sì. Adesso vogliamo saperlo. Tu che cosa fai nella vita? Chi sei? Okay. Sei una bravissima artista. Ecco. Come hai detto, figlia d'arte, vediamo dalle tue scarpe, lo possiamo vedere dai vari accenni che hai fatto, raccontaci un po' quella che è stata la, e che è tuttora la tua carriera. Allora, premetto che io non ho né autostima né, cioè, neanche modestia, proprio io sottovaluto tutto quello che faccio, quindi quando... Però te lo posso dire io che vedo ma mi imbarazzo. Ciò che fai e ti dico... Sì. Quando me lo dicono mi imbarazzo da morire e dico potevo fare di più, quindi non riesco mai, non sono mai soddisfatta. A darti una... No. Sono stata brava. Sì. Poi magari dopo anni rivedo una cosa che ho fatto in passato e dico effettivamente... Anche a livello mai tecnico si vede che ho una mano. Vabbè, comunque sono un'illustratrice e pittrice. Poi nel percorso c'è stato un periodo in cui ho fatto anche l'atelierista, che sarebbe una figura di Reggio Emilia, che seguiva tutta la filosofia di Malaguzzi, che è anche la forma delle artiste, insomma, sì. Per allestire gli asili con materiale di recupero. Quello mi è piaciuto perché era molto sulla strada della scenografia, del riciclo. Solo che riciclo creativo, sì, ma non c'era mercato e poi era troppo, mi limitava troppo, io avevo bisogno di creare senza troppi limiti e quindi l'ho lasciato e sono tornata sull'illustrazione e la pittura. Poi è arrivato il simpatico Covid, ciao amico Covid, puoi anche andartene adesso, non ti vogliamo più e lì avevo già iniziato a fare le prime scarpe personalizzate, però è stato un momento in cui è stato il boom, perché non avendo più contatti con artisti o comunque non essendoci più vernissage, le mostre erano state accantonate, l'illustrazione era un po' in crisi perché editorie e brand non facevano più di tanto e quindi la scarpa personalizzata è stato un po' il mio tramite per avere contatti col mondo esterno e per continuare a disegnare su, diciamo, una cosa commerciale che può essere indossata da tutti, sia da chi apprezza l'arte che chi invece non è, che chi invece apprezza le scarpe o l'estetica, la cosa un po' colorata con i disegnini, come dicono. E quindi alla fine il mio percorso è stato quello, ho fatto l'Istituto Europeo di Design perché avrei voluto fare Brera, che aveva fatto mio padre, ma quando ero andata, diciamo, a fare l'Open Day non mi aveva convinto, perché io avevo visto le foto allora del suo percorso e facevano anatomia sui cadaveri. Oddio. Quindi ho detto, o la faccio bene come l'ha fatta lui, che proprio mi forma, o non ne vale la pena, oppure magari sfrutto l'estate, faccio una scenografa nei villaggi, queste cose, e mi butto sull'illustrazione per l'infanzia, che comunque essendo io bambina quella mi piace come mondo. Poi la pittura invece va un po' da sé, nel senso che mi sento molto realizzata nella pittura, però è difficile perché quella non arriva a tutti e a volte non arriva neanche a me, nel senso che ho quell'idea e però è difficile, soprattutto senza tempo materiale, realizzarla. Avrei bisogno, non so, di un mese, sì, per riuscire a realizzare un'opera e anche senza entrate, e purtroppo in questo momento è complicato, però tornerò anche a dipingere tanto, perché più mi sporco e più mi rovino e le più mani ti, sì. E più sei te stessa. Esatto. A proposito di bambini, illustri anche dei libri per bambini, sì. E quindi parliamo anche di questa cosa. Ce n'è anche uno in preordine, diciamo anche questa cosa. Sì, allora subito dopo gli Ed ne avevo fatti alcuni,
parecchio comunque ho collaborato con brand sempre legati ai bambini. Poi appunto c'è stata questa moria, adesso stiamo tornando carichi, quindi con Pecugnami, che sarebbe amica, una mia amica anche lei qua di Salò, quindi siamo rimaste tra compaesana ad Arce Manforte. Abbiamo fatto questo libro come coautrice, anche se lei è l'autrice e l'illustratrice, che è per spiegare ai bambini l'importanza dei soldi, il valore soprattutto dei soldi e del giro che fanno per arrivare alla tasca del genitore, perché non compaiono dal nulla, non crescono sulle piante assolutamente, e anche se utilizzati bene l'aiuto che possono dare a persone oltreoceano. E quindi adesso a novembre uscirà questo libro, che abbiamo creato un crowdfunding, quindi c'è stato fino adesso un prodine per riuscire a raggiungere il goal da pubblicazione, l'abbiamo raggiunto, adesso dobbiamo venderlo per riuscire da comprare. Compratelo, poi mettiamo il link. No, adesso più che altro la cosa interessante è che più ne vendiamo, più la casa editrice sponsorizza, non so, le presentazioni, riesce a metterle su più scaffali nelle librerie, quindi insomma mi farebbe piacere. E poi ho altre cose, diciamo, che sono lì, ma non posso parlare più di tanto perché sono... Però ti si può seguire per scoprirle. Sì, esatto. C'è una bella collaborazione con un ospedale, un reparto pediatrico, ma non posso ancora dire nulla, però tra anche quello per l'autunno vedrete i miei disegni in un reparto, sono molto felice. Sì. Dacci tutti i tuoi contatti per capire tutte queste cose, dove bisogna seguirti. Allora, creare cose di più Instagram, quindi Sandy_Aime, quindi Sandy di grise e Aime come me senza accento, _ in mezzo che unisce. Poi c'è il sito che è www.sandyaime.com, che però è fatto da me, quindi non sono molto tecnica, non è molto aggiornato, però c'è. Si può vedere. Esatto. E basta, perché altri social non sono una che può contattare. Fanno molti vocali. Quindi se vi piacciono i vocali, tranquilli che dai 10 minuti in su ci sono io. E ti dirà, sei anche molto piacevole da ascoltare. Con questo accento misto bresciano, un mister. Ma la cadenza bresciana, io che la porto ed è bruttissima, ti dirò, mista milanese, risulta molto più soft. Perché in 21 anni mi hanno insegnato a dire topo, moto, foto e ho fatto una fatica infinita e non dico più in parte, quindi per i bresciani in parte non lo dico più. Pensa che io a mia figlia continuo a dire, se non si dice in parte, si dice vicino. E lei, quella cosa lì in parte? Esatto. No, i bresciani proprio. Però quando vado a Milano mi dicono, io bresciana, e mi urla dai cantieri, ignora. E invece quando sono qui mi dicono che sono la figlietta milanese bauscia. Quindi sei un misto, ormai tutto. Sei un mix. Va bene tutto. È stato bello conoscerti. Anche per me. Anche con le carte. Quindi vorrai rifarle, io sono assolutamente. Qua. Anche per la lettura della mano verrò. Mi preparerò anche per la lettura della mano. Grazie mille per questa chiacchierata e invito tutti a seguire questa bravissima artista. Grazie.